indossato pesante, le rette, le dritte, le botte, le banche. Sicuro qualcuno domani è già pronto per farmi girare le balle, le robe, i rimedi, i rimandi, le scuse, le cose. Ma sai che ti dico? Ma sai che ti dico? Che leggermente, quasi sulle punte, faremo la rivoluzione. Armati fino ai denti di tanta educazione e senza la televisione. Basta non urlare, stare ad ascoltare, rispettare il turno, scusi, grazie, prego, e poi togliamo il disturbo, perché ciò che è formale è anche sostanziale. Non è bello insultare leggermente senza inquinare. Difenderemo la nostra opinione, faremo attenzione a non urlare e a rispettare l'ambiente e le persone. Leggermente, senza mano pesante, sarà come un'enorme prova d'amore. Riportare la cultura all'altare sarà un'enorme festa popolare. Molto leggermente, qua sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole. Molto leggermente, qua sì, sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole. Poi chi al comando darà il buon esempio, lasciando aperta la porta e la finestra, per far entrare correnti d'aria fresca. Solo l'istituzione avrà la precedenza. Staremo attenti a rispettare l'ambiente e ci allarmeremo solo in assenza di regolare scontrino fiscale. Se non è bello rubare, non è bello neanche rubacchiare. Molto leggermente, qua si sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole. Molto leggermente, qua sì sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole. Rispetteremo chi avrà l'onore di amministrare il bene comune, che come tale non è un piatto da mangiare, né tantomeno un bottino da spartire. Certo, roba forte, una generazione di persone per bene al potere. Certo fa paura solo l'intenzione di voler portare l'educazione al potere. Molto leggermente, quasi sì sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole. Molto leggermente, quasi sì sulle punte, una rivoluzione con l'educazione fatta di piccole cose.